She's in her happy girl era. She's taking care of herself, prioritizing her needs, working towards her dream. She's happy, and she's complete. Ciao Hannah, benvenuti o bentornati in un altro video YouTube. Attualmente mi trovo qui a creare una collanina, diciamo tra virgolette, dell'amicizia per la mia amica Alessia. Non so se avete presente chi è Alessia, vi lascio qui i suoi social. Ci vediamo domani dopo letteralmente mesi che non ci vediamo. L'ultima volta ci siamo visti per San Valentino all'incirca, un pochino prima di San Valentino, e abbiamo fatto per l'appunto Galentine's Day insieme. Vi metto un piccolo throwback a quella giornata perché è stato bellissimo. Io ed Ale, non so come spiegarvi, cioè veramente sono troppo grata per la sua presenza nella mia vita, perché è una persona che io non vedo praticamente mai, ma che c'è sempre per me e io ci sono sempre per lei, e ci sentiamo veramente tanto spesso, stiamo tanto tempo appunto a messaggiare, cioè veramente ci sentiamo tutti i giorni. Quindi volevo fare un qualcosa che so che le piacerà, che appunto le piacerà come accessorio di per sé, perché sono certa che le piacerà, ma in più appunto che può rappresentare un po' la nostra amicizia. E questa è la collana che ho creato per me. La sua collana, adesso ve la faccio vedere, praticamente avrà lo stesso theme però cigno nero. Come potete vedere qui abbiamo un cigno bianco, invece per lei ho scelto un cigno nero. Vi faccio vedere i charms che metterò nella sua collanina. Ecco qua tutti i charms che ho deciso di mettere nella sua collanina. Abbiamo un fiorellino nero, un profumino tipo di Chanel, delle chiavine, cioè praticamente una chiavetta, perché poi in un'altra delle mie collane per me invece userò il cuoricino, un fiorellino rosa, il cigno nero come ho detto al centro, cavallino, stellina e lunina. E secondo me questo è un mood molto elegante, perché Ale ha un mood molto più elegante, businesswoman, del mio, e secondo me le piacerà veramente un sacco. Tra l'altro guardate un po' chi mi ha appena scritto. Non so se si vede, ho appena scritto, quindi adoro, non vedo l'ora di vederla. Ovviamente domani vi porterò con me nella nostra giornata insieme, molto mood Blair e Serena. Giusto in tempo per il mio Sunday reset, che significa soltanto una cosa: oggi ci prendiamo del tempo per noi, per iniziare la settimana con il piede giusto. Se oggi non è domenica mentre stai guardando questo video, non ti preoccupare, salvati il video, prendilo come una inspo per la tua prossima domenica, o semplicemente come un momento per rilassarti insieme alla tua sorellona Nora. Ho veramente tantissime cose in piano per oggi. Mi sono fatta un bellissimo matcha super super strong per avere l'energia di fare tutto quello che voglio fare oggi. Abbiamo la mia bottigliona d'acqua riempita, già cambiato le lenzuola, sono belle, fresche, pulite, profumate, e non c'è cosa che io ami di più di iniziare la settimana con le lenzuola pulite. Quindi questo è il tuo segno di cambiarle almeno una volta a settimana, e in particolare di farlo o il sabato o la domenica, così da iniziare la settimana con delle lenzuola meravigliosi, avvolgenti e super fresh. Seconda cosa che ho fatto è stato sfare le valigie, perché sono appena tornata da Livorno, sono andata a trovare mia madre per la festa della mamma e ho sistemato diciamo un po' tutta la camera. Le attività che abbiamo pianificate per oggi sono andare a pinzettarci le sopracciglia, che è una cosa che all'incirca faccio tutte le domeniche. Voglio andare a mettere i miei pimple patch a forma di stellina, fare una bella maschera insieme a voi. Ho già su i miei eye patches, quindi li posso levare
via questi, voglio fare una bella maschera alle mani e ovviamente voglio dare un po' di spazio al journaling. Questo nuovo journal super carino da Tiger, si chiama 100 Things, quindi 100 cose, e sostanzialmente servirebbe per andare a manifestare 100 cose nella tua vita, cose che voglio portare nella mia realtà, cose che voglio creare, cose che voglio migliorare, eccetera, eccetera, e andare ad iniziare a fare una sorta di scrapbook per questa estate 2024. Sostanzialmente lo scrapbooking è questa cosa qui, andare a fare una sorta di journaling creativo. Questo è il mio life binder, non so se vi ricordate, l'abbiamo fatto a inizio anno insieme, e quindi voglio andare a creare appunto tutta una nuova sezione in cui andiamo appunto a visualizzare quella che è l'estate dei nostri sogni, quello che vogliamo che succeda nelle prossime settimane, andando a fare una sorta di vision board però più concreta. Quindi assolutamente, come in ogni mio video, c'è sempre un pochino di manifestazione. Come prima cosa voglio iniziare dalle sopracciglia. Io prendo sempre uno specchietto un po' più piccolo e poi sostanzialmente vado a sfilare le sopracciglia dalla mia pelle senza attirarle, così da andare appunto a creare un effetto molto meno, come posso dirvi, aggressivo sulle mie sopracciglia. Adesso che anche questo step è stato fatto, voglio andare a mettere delle vibrazioni alte su YouTube. Mi cerco proprio musica, alte vibrazioni. E con questa vibe super rilassante, quello che voglio continuare a fare è una bella maschera. Dato che queste sono super carine e hanno praticamente la forma di un animaletto sopra, questa è fatta a forma di tigrotto. Ma la cosa più bella è che è a base di centella asiatica. Se mi seguite sapete che io adoro questo ingrediente, perché avendo qualche macchietta post acne, in generale soffrendo di una pelle che si macchia molto facilmente, la centella asiatica nell'ultimo periodo mi ha aiutato tantissimo a migliorare questo aspetto. Soffrite di acne, di macchie, eccetera, vi consiglio di informarvi a riguardo, perché è un ingrediente veramente, veramente top. Io l'ho scoperto grazie alla mia amica Irene Skincare, che vi straconsiglio se vi piace la skincare, siete anche più giovani, avete bisogno di un po' una sorella maggiore che vi aiuti sotto questo punto di vista. E niente, con la mia maschera super carina adesso sono pronta a fare journaling. Ok, adesso è decisamente molto meglio. I copri maschera sono appunto delle maschere in silicone che voi andate a mettere dietro le orecchie e sostanzialmente vanno a reggervi la maschera e a farla proprio aderire bene alla vostra pelle. Quindi se non avete una e siete appassionati di maschere, ve la straconsiglio. Appena finito la lavatrice, ho fatto letteralmente già una lavatrice di bianchi. Questa è una lavatrice di colorati misti. Dopodiché metterò su una lavatrice di lenzuola e asciugamani. Un'altra cosa che adoro fare durante il mio Sunday Reset, ovviamente, è fare più lavatrici possibile, così da avere tutto quello che mi serve durante la settimana e non avere niente a lavare. Ho già fatto journaling della gratitudine stamattina, quindi non andrò a ripetere il processo. Vi lascio questo journal della gratitudine linkato nella mia bio, e se volete vedere com'è dentro basta che andiate sul mio Instagram, solo Eleonora, e nella cartella in evidenza journal trovate tutte le informazioni. Direi bando alle ciance, voglio assolutamente assolutamente fare questo journaling delle 100 cose, lo trovo super carino e come vi ho detto voglio andare a scrivere 3 cose per ogni categoria. Quindi inizierò da things I want to accomplish, quindi sostanzialmente degli obiettivi che ho per i prossimi 3 mesi. Dopodiché vado a creare una seconda parte, ovvero things I want to create, quindi 3 cose che voglio creare, things I want to learn, 3 cose che voglio imparare, 3 cose che voglio condividere, 3 cose che voglio migliorare, 3 cose che voglio vedere, 3 cose per le quali voglio combattere, 3 cose che voglio vivere, 3 cose che voglio organizzare, super carino, ed infine 3 cose che sogno di fare.
trovo che questo sia veramente un bellissimo, bellissimo esercizio, e dopodiché andremo a compilare tutte le pagine. Per esempio, il numero 1 corrisponde alla prima cosa che avete scritto, e dobbiamo scrivere cosa, perché, come, e poi andare a aggiornare questo diario via via. Cioè, letteralmente sono soltanto al secondo obiettivo. Ho appena scritto tipo tutti gli obiettivi generali e ora devo andare a scrivere in dettaglio, uno per uno, cosa, perché e come. E ho già un male alla mano destra incredibile, quindi se fate questo esercizio preparatevi, ci vuole molta forza di volontà, però lo sto trovando estremamente rilassante e soprattutto sento che mi servirà proprio per avere un obiettivo, una direzione e in generale andare a sapere ancora meglio quello che voglio manifestare nei prossimi mesi. Come sapete, se noi sappiamo cosa vogliamo manifestare, possiamo manifestarlo molto meglio, perché quella è la chiave della manifestazione: sappiamo sapere cosa vogliamo, perché lo vogliamo e come vogliamo arrivarci. Quindi, se volete manifestare i vostri sogni, ricordatevi sempre che una delle cose più importanti è proprio avere un'intenzione chiara. L'intenzione è sapere che cosa vogliamo e come vogliamo arrivarci. Quindi continuiamo e vi aggiorno a fine journaling. Bene, ho appena finito di fare questo bellissimo esercizio, è stato a dir poco magico, infatti penso proprio che tra un mese scriverò altri 3 obiettivi per ogni categoria, non importa se li ho raggiunti o non li ho raggiunti, è proprio una bella maniera di entrare in contatto con i propri obiettivi, le proprie emozioni, quello che si vuole o non si vuole raggiungere di lì a poco o di lì a tanto, e quindi è stato veramente molto molto bello. Adesso sto pensando, dato che ho appunto un gran male alle mani perché ho scritto per tipo un'ora, di fare una bella maschera alle mani, appunto per rilassarmi. E mentre faccio questa maschera alle mani, dato che ho scritto tante cose che voglio che accadano, che voglio manifestare, ho pensato di fare una bella meditazione delle mie di Solo Glow Up, per andare a visualizzare uno o più di questi obiettivi che mi sono posta. Adesso andiamo a levare la maschera. Leviamo la maschera, come dicevo, che è stata su pure troppo, e andiamo a mettere queste maschere alle mani. Queste le ho prese da Action un po' di tempo fa, ma penso che ci siano ancora, e mi piacciono tantissimo perché sono veramente fantastiche, vi rendono le mani super super morbide. E ci andremo a posizionare sul letto per fare una bella meditazione. La meditazione che voglio fare è questa che trovate sul mio podcast, che vi lascio nel link in bio, è completamente gratuito. 3.12, meditazione per manifestare i tuoi sogni. Di conseguenza, iniziamo. Quando ti senti pronta, posizionati dolcemente in un luogo comodo. She's in her happy girl era. She's taking care of herself, prioritizing her needs. Wow, una sola parola per descrivere questa esperienza è wow. Cioè, letteralmente per me la meditazione è quella cosa che ha cambiato completamente la mia vita, perché quando tu mediti, e soprattutto se non mediti, ascolta queste parole, combatti con i tuoi pensieri. Combatti con l'allinearti con ciò che ti sta chiedendo la meditazione, oppure con i tuoi pensieri, il tuo respiro, te stessa. Ed è una cosa meravigliosa perché hai un'opportunità di legare con la persona più importante della tua vita, ovvero te. E quindi ogni volta che entro in contatto con me stessa, in questa maniera così intima, così... cioè, letteralmente mi viene quasi il magone, perché mi fa rendere conto che l'80-90% del nostro tempo noi lo passiamo completamente sconnessi da noi stessi, e invece dobbiamo con tutti noi stessi cercare di connetterci con noi quotidianamente. E so che all'inizio è difficile meditare, perché all'inizio senti proprio questa sensazione di scomfort, cioè ti senti scomoda a stare con te stessa,
ma vedrete che più lo farete, meno avrete questa sensazione. Cioè più sarà piacevole e più sarà un qualcosa che vorrete e dovrete fare, perché diventerà parte di proprio delle vostre necessità. E se volete meditare e non sapete da dove iniziare, sempre nel mio podcast, uno dei primi episodi della terza stagione si chiama Come meditare, e per l'appunto in 5 minuti vi spiego come iniziare a meditare, in realtà facendo un qualcosa che non è legato alla meditazione. Quindi secondo me può essere interessante per molti di voi, soprattutto se non riuscite a meditare, vi dà fastidio, non vi piace, vi addormentate, eccetera, eccetera. Diciamo che tutte queste esperienze che io faccio di domenica mi aiutano veramente tanto a rifocalizzarmi per la settimana a venire, perché se noi la domenica ci prendiamo veramente quell'ora, ok, per connetterci con noi stessi e andare proprio a creare una visione chiara di ciò che vogliamo manifestare quella settimana, quali sono i nostri obiettivi, quali cose sono la nostra priorità, o anche proprio del periodo che insomma vogliamo vivere, secondo me è fondamentale, perché crea una visione più chiara. E quando noi abbiamo una visione più chiara è molto più semplice sentirsi sicuro, sentirsi focalizzati, sentirsi come se stessimo facendo per l'appunto qualcosa di sensato con la nostra vita. Invece quando ci troviamo a fare le cose un po' a caso è lì che nascono tante sensazioni di malessere, tipo in questo momento sento che andare a fare subito la vision board sarebbe un po' forzarmi, quindi adesso mi sa che prenderò un bel break, farò una bella doccia al corpo. Buongiorno Hana, oggi è lunedì 13 maggio e adesso andremo un po' a prepararci per la giornata. Come vedete ho appena levato i curler, il motivo per cui non sono venuti tanto ricci i capelli è che ho fatto una piega liscia dal parrucchiere qualche giorno fa, quindi ahimè non sono venute al massimo del loro potenziale. Ma non mi dispiace, volevo soltanto un pochino di movimento perché ormai non mi vedo più molto con i capelli lisci. Solitamente nelle giornate in cui non devo uscire di casa, ma comunque sia devo filmare contenuti, devo fare comunque delle cosine a casa, preferisco prepararmi di mattina e solitamente parto sempre con la mia crema solare preferita del momento, che è di Supergoop, si chiama Glow Sunscreen. Oggi non c'è un gran sole fuori. Vi giuro che questo tempo mi sta facendo impazzire, perché letteralmente stiamo passando da fa caldissimo, sembra estate, a sembra che siamo tornati in autunno, però day by day arriverà l'estate anche quest'anno sicuramente. E detto ciò, anche se appunto non c'è il sole, ricordatevi sempre di proteggere la vostra pelle, soprattutto se come me avete una pelle a tendenza acneica, soffrite di macchiette, eccetera, eccetera. Ricordatevi che la crema solare è un must per non far scurire le macchie, perché considerate che esattamente come vi si scurisce la pelle, chiaramente se c'è una macchia si va a scurire molto.
Ultimamente sono completamente fissata con questa base di Dior che sì, costa 55 euro, però è diventata letteralmente la mia prefe della vita. È un po' lo stesso effetto del Flawless Filter di Charlotte Tilbury, più meno costoso. Ho provato a prendere quello di Essence che costa letteralmente 5 euro. Però non mi sento di consigliarvela. Allora, mi sento di consigliarvela se avete pochissimo budget e comunque sia vi piace il look super glowy, eccetera. Però è proprio un prodotto che fa ben poco, perché ha zero coprenza, come questo, però allo stesso tempo non ha un feeling molto bello sulla pelle, non so come dire. Si stende molto difficilmente, rimane un po' a chiazze. Cioè il pigmento rimane un po' a chiazze, quindi siete tutte glowy, però in alcune chiazze sembra che ci sia più pigmento di altre. E soprattutto è un prodotto, diciamo, che non ha un grandissimo odore e tende a proprio sentirsi tanto sulla pelle, rimane tipo un po' appiccicoso. Quindi piuttosto di prendere questo che dura 6 mesi e costa 5 euro per 14 ml, quindi alla fine è pochissimo prodotto, vi consiglio molto di più quello di Elf se dovete comprare un dupe. Invece mi sento di consigliarvi molto di più questo al Hello Glow, no, al Flawless Filter di Charlotte Tilbury, perché innanzitutto il packaging è più comodo perché non entrate a contatto con la pelle con quel pennellino che c'è dentro il Flawless Filter. È leggerissimo. Non mi ha mai fatto uscire mezzo brufolo, come vedete uniforma un po' leggermente l'incarnato e lo illumina tantissimo, che è un effetto che a me piace molto. Quindi se siete fanatiche della base luminosa, quello è fantastico perché in più dura un anno, quindi se facciamo un po' di girl math sono 5 euro al mese, 4 euro al mese, 4 euro e mezzo al mese. Oggi voglio fare velocemente tutta la mia base, il mio make-up, insomma, da tutti i giorni con voi, e commentarlo step by step, così appunto da aggiornarvi sulla mia makeup routine. Ultimamente sto amando questo Contour Wand di Charlotte Tilbury. Devo dire che tra tutti quelli che ho provato è il mio preferito. È superiore veramente a tutti gli altri, si sfuma benissimo. Ho visto molti video che dicevano che si sfuma male, ma secondo me, raga, è una cavolata. Guardate la facilità con cui lo sto sfumando. L'unica cosa è che chiaramente se avete una pelle molto secca, quindi se non fate una buona skin prep, qualsiasi prodotto fa fatica ad amalgamarsi. Quindi mi raccomando, ricordatevi sempre di utilizzare una bella crema idratante prima di usare qualsiasi tipo di makeup. Però come potete vedere in 5 secondi sembro più abbronzata, ma allo stesso tempo ha un effetto molto molto naturale. Quindi è un tipo di bronzer che io prediligo tantissimo. Un blush combo invece che una lip combo, anche lip combo, però adoro le blush combo, ed è questo Petal Talk di She Glam, così bello bello alto, quasi vicino all'occhio. E poi vado con il Man Eater di Tarte, che mi piace tantissimo. Questo blush è fantastico e ce l'ho anche in una versione pescata che non vedo l'ora di utilizzare appena andrò al mare. In generale vi consiglio un sacco di sperimentare e mettere appunto un colore di blush più chiaro nella parte più vicina all'occhio e uno più scuro della stessa tonalità più vicino allo zigomo, e poi andare a sfumare verso l'alto e dà un effetto meraviglioso, un po' da bambolina, come piace a me. Si sentirà Blue che canta in sottofondo la mattina. Soprattutto presto lui si mette a scrivere canzoni tutte le mattine. Però è una cosa che io adoro perché è bellissimo essere circondati da creatività subito di mattina. Prendo lo Shape Tape di Tarte, che è praticamente un correttore ultra cremoso. Ci sono diversi tipi di questi correttori, questo è quello appunto ultra cremoso. E ultimamente preferisco applicarlo così. Vado a metterlo sul dorso della mia mano, prendo un pennellino super piccolo e fluffoso. Io vado ad applicare il correttore sulla mia pelle. Ho notato che questa tecnica rende molto più facile l'applicazione. Evitate di mettere troppo prodotto sulla pelle e quindi evitate che si formino tutte quelle pieghettine da correttore orribili. E in generale andate ad ottenere un effetto molto molto più
naturale. Un consiglio che vi do per mantenere la vostra postazione sempre super in ordine è che ogni volta che utilizzate un prodotto lo rimettete subito a posto immediatamente, invece di aspettare in fondo per farlo, perché altrimenti molto probabilmente dovrete uscire di casa, sarete di fretta e non riuscirete a farlo, quindi lascerete tutto sulla vostra postazione, soprattutto i primi giorni della settimana. Cerco appunto di essere molto intenzionale con il casino che creo in camera. Voi dovete sapere che io non ero affatto una persona ordinata, anzi, cioè letteralmente è la cosa di cui parlo di più con mia madre, cioè il mio impero romano è pensare che io sia riuscita a diventare una persona super ordinata quando ero l'opposto. Cioè voi dovete considerare che io avevo tipo una specie di cabina armadio minuscola, era tipo un armadio a muro dove dentro avevo tutti i vestiti quando ero piccolina, e quello che facevo era, per non avere casino fuori, quindi non farmi sgridare da mia madre, prendevo tutti i vestiti e li buttavo lì dentro e letteralmente rimanevano così per settimane. Mia madre puntualmente lo scopriva e puntualmente si arrabbiava tantissimo con me e mi diceva: adesso ti butto tutto dalla finestra. Avrebbe fatto bene, sinceramente, però per fortuna poi sono cresciuta, sono maturata e sono arrivata da sola a queste consapevolezze, ovvero che è molto importante. Cioè l'ordine è importante perché la situazione che tu lasci in camera tua, ahimè, è la situazione che tu hai dentro. Infatti io associo ai periodi più caotici della mia vita una camera caotica. Tutti i periodi invece in cui sono stata più ordinata, anche a livello proprio di tenere in ordine la mia camera, quei periodi sono stati periodi estremamente equilibrati, estremamente cioè in cui io stessa mi sentivo in ordine, capito? Quindi per quello è importante imparare ad essere ordinati, perché l'ordine esteriore si riflette in ordine interiore, totalmente. Sembra una cavolata, però è così, io non ci credevo, ma sono letteralmente la prova vivente che questo sia quanto. Quindi il mio trick è quello di cercare di tenere le cose più in ordine possibile mentre le faccio, perché è sempre molto più difficile andare a riprendere, andare a sistemare poi dopo. Adesso illuminante di Charlotte Tilbury, che mamma mia raga, cioè non so se ci stiamo capendo, cioè questa cosa sono brillantine puri, ok? Come avete visto siamo andati a settare con la cipria di Charlotte, che è anche spaziale, costa tanto ma per un motivo, in tutte le zone del viso che non desidero che siano particolarmente luminose. La cosa che mi piace di quella cipria è che mantiene comunque sia il glow che c'è sotto, cioè vedete, sono luminosa senza essere unta o troppo luminosa, cioè lo utilizzo proprio come fosse un blush luminoso. E poi vado a prendere il bianco e lo vado a mettere sulla punta del naso. Mamma mia, mi è mancato un sacco questo illuminante, perché quando scendo giù in Toscana, in generale quando prendo il treno, evito di portarmi tutti i miei prodotti costosi o comunque sia tutte le cose buone, tra virgolette, dietro. Non si sa mai che succeda qualcosa. Preferisco essere previdente e dire ok, mi porto i miei dupes, porto tutti i prodottini che so che se anche li perdo non succede niente. Ultimamente sto testando questo bronzer bellissimo della Debbie, che mi piace tantissimo perché guardate che bei fiorellini che ha dentro, cioè è stupendo. Mi ricorda un sacco Lanzarote. Vado a prendere un bel pennellone, così bello grande. Vado a fare un po' così. Mi piace perché è una di quelle terre super sfumabili. Cioè guardate che bello effetto che fa. Proprio un effetto abbronzato, ma non rimane a chiazze. Cioè questo costa poco ma è meraviglioso. Adesso prendiamo un bello specchietto. Vi voglio far vedere questo, che è il mio nuovo mascara preferito di Tarte. È qualcosa di spettacolare. Cioè se volete spendere 30 euro su una cosa che dite questa veramente mi svolta la vita, è questo mascara, perché non solo un bel mascara, che vabbè, niente di nuovo, ci sono tantissimi bei mascara al mondo, ma la cosa figa è come si strucca. Praticamente tutto ciò che dovete fare è, e ve lo farò vedere stasera, è bagnarlo, fare così con le dita e il mascara vi rimane in mano. Infine lip combo, vado a utilizzare Pillow Talk di Charlotte,
Make-up finito, chiacchierata finita, ora continuiamo con la nostra giornata. Questo voleva essere un semplice video di Sunday Reset, però poi, dato che ieri non sono riuscita a fare tutte le cose che volevo fare, quindi fare la vision board eccetera eccetera, ho deciso che comunque anche oggi, il mio lunedì, vi porterò con me, soprattutto perché devo andare a fare la spesa e ho deciso di prendere delle ho deciso di fare dei cambiamenti alla mia dieta, tra virgolette, cioè voglio fare delle cose homemade per me, tra cui le barrette. Avete presente quelle barrette, non proteiche, però tipo le barrette che uno si mangia appunto a colazione, per merenda, eccetera? Io e il mio ragazzo siamo ossessionati da quelle barrette e uno, costano tantissimo, quindi è molto meglio farsele da sole, e due, ho appena visto un documentario meraviglioso di Netflix che vi straconsiglio, che si chiama Hack Your Health, che sostanzialmente parla dell'importanza di assumere fibre, ok? E noi assumiamo e mangiamo già tante fibre, però vorrei che la colazione fosse un momento per assumere una quantità di fibre bella, importante, e le barrette possono essere una maniera di farlo, soltanto che le barrette in commercio, ahimè, non hanno tutti questi ingredienti che mi servirebbero, quindi vi voglio portare con me a fare la spesa, a prendere tutti questi bellissimi ingredienti insieme. E voglio fare con voi le barrette, voglio fare la spesa con voi d'inizio settimana, andare a prendere i fiori, tutte queste cose che io adoro, e poi vi voglio portare in palestra con me per anche parlarvi un po' di come sta andando quello. Se mi seguite sull'altro social sapete che ho iniziato ad andare in palestra e niente, è una nuova avventura che sto facendo con me stessa, sono molto fiera di me, mi sta piacendo molto, lo trovo un qualcosa che avrei voluto iniziare a fare prima, quindi ve ne voglio parlare perché secondo me, parlando in una maniera molto non triggering, qual è un po' il mio stile di parlata, di affrontare dei temi che possono essere molto triggering per tante di voi, spero di potervi aiutare, insomma, a trovare un po' di pace nei confronti dell'esercizio fisico, cosa che io per tantissimo tempo non ho avuto, e niente, adesso la telecamera è scarica, quindi andrò a fare un po' di cose di lavoro, eccetera, eccetera, intanto carico la telecamera, mi preparo, eccetera, e poi vi porto con me a fare la spesa e poi. Eccoci qua, siamo pronti per andare a fare la spesa. Questo è il mio outfit da spesa, la mia nuova ossessione. Questa borsetta a cosa, Maria? E niente, questo è il mio outfit da spesa, sono ossessionata con la mia nuova borsetta, ve la faccio vedere meglio dopo. E andiamo a fare la spesina, vi porto qua. Giusto due cosine. Ci ho appena preparato il pranzo, è un pranzo fatto con pasta di ceci e datterini, basilico e ricotta salata, sarà spaziale. E qui ho preparato tutte le cose, come dicevo, per andare a fare le barrette dopo. Quindi subito dopo mangiato ci mettiamo all'opera. Per fare queste barrettine in realtà è tutto molto semplice, andiamo a mettere tutto questo qua di anacardi e tutto questo di mandorle, praticamente crema di mandorle e crema di anacardi al 100% pure, e poi andremo a mettere un po' di questi mix di semi, le mandorle, andrò a tritare questi datteri e poi questo l'ho preso per essere appunto drizzled sopra. Vedremo come viene. Adesso vi faccio vedere tutto mentre lo preparo.
Cioè, mi sono portata un po' avanti in generale nel meal prep della settimana. E in questo periodo io adoro carotine e sedano con hummus fatto in casa, vi straconsiglio. L'hummus in generale, questo snack è tipicamente super top perché vi riempie, è pieno di fibre e spacca. Adesso devo mettere questo uno sopra l'altro. Purtroppo ho perso i tappi dei Tupperware, quindi andrò a fare un maglietto un po' bruttino, però almeno ho tutti gli snack della settimana. Eccomi qua, prontissima per andare in palestra. Questa è la mia borsetta da palestra, quella di amore. Non mi piace molto per utilizzarla per uscire perché non è molto il mio stile, però per andare in palestra è comodissima perché mi entra tutto. E ho questa felpa sotto un toppettino, questi pantaloni super comodi. Io odio allenarmi con pantaloni stretti, stranamente. E almeno per il momento mi sto trovando bene così. E ho queste scarpe che non utilizzo mai, che sono perfette perché sono super super piatte, che per la palestra sono ideali. E purtroppo devo andare in palestra con gli occhiali perché altrimenti mi viene un gran mal di testa. Sinceramente non sono abituata a farvi video foto in palestra, quindi non so quanto riuscirò a filmare, però cercherò di farvi vedere più o meno quello che faccio. Intanto le nostre barrettine sono in freezer, tutta la cioccolata che ho messo sopra si sta un po' solidificando e in generale stanno diventando belle durine. Super, sono troppo gasata. Eccoci qui, Ohana, come potete sentire forse sta piovendo. Io sono in condizioni un po' così perché sono tornata dalla palestra, non ho avuto neanche tempo di farmi la doccia, ma vi spiego. Solitamente io torno dalla palestra, faccio cena e poi mi doccio, perché se mi doccio prima di fare cena non ho la forza fisica di cucinare. Stasera preparerò una cosa abbastanza easy. Oggi abbiamo trovato in offerta gli hamburgerini, quelli vegani che io adoro tantissimo, quindi farò dei bellissimi hamburger e c'erano le patate dolci da Esselunga, quindi le taglierò e farò patatine fritte dolci. Perché ho la friggitrice vera. In realtà faccio un po' di difficoltà a parlarvi di quello che mangiamo, eccetera, eccetera, perché purtroppo la dieta è un qualcosa di estremamente delicato. Sappiate che io mangio in maniera completamente intuitiva, non seguo nessuna dieta in particolare. Faccio quello che sento sia giusto per il mio corpo e vi consiglio sempre di fare la stessa cosa. Non basatevi assolutamente su quello che mangio io, su quello che faccio io, perché ognuno è diverso, ognuno ha necessità diverse. Questa è un po' la nostra disposizione, abbiamo qui le patate, qui la friggitrice e voglio iniziare Maxon Hall, che a quanto pare mi avete consigliato in tantissime. Io adoro con tutta me stessa cucinare mentre guardo una serie tv, ascolto un podcast, eccetera, eccetera. Proprio la mia parte preferita della giornata, vuol dire che sono riuscita ad arrivare a fine giornata sana e salva e che va tutto bene e che mi posso finalmente rilassare e prendermi del tempo per me. E niente, vi farò vedere quando tutto è terminato.